Sì, l'ho trovato. 29 sinistra. E ora il terzo numero. 54 destra. Ottimo, credo che ora la cassaforte si aprirà. Vediamo cosa posso trovare dentro questo affare. Beh, ci sono cumuli di vecchi documenti e una mappa della miniera. Finalmente l'ho trovata. Voglio dare subito un'occhiata. Eccellente, è indicata la posizione del villaggio Hopi. Con questa mappa sarò in grado di superare i tunnel della miniera e di arrivare a destinazione. Anche se questo mi obbligherà a reinserire la combinazione, credo che sia meglio chiudere la cassaforte. Sì, in questo modo potrei preparare del tabacco da masticare al mentolo. Però non prima di aver trovato qualcosa per macinare le foglie di tabacco. Soltanto così potrò mescolarle con il linimento. Mettere le foglie di tabacco nella ciotola? Certo, forse sarebbe meglio così. Più tardi, però. Certo, ottima idea. Il timbro è abbastanza grande e robusto. Posso usarlo con la ciotola per creare un mortaio e un pestello di fortuna. Ecco, penso che funzionerà. Certo, penso che potrei usare il mortaio che ho creato per preparare una miscela di foglie di tabacco e linimento. Come risultato otterrei del tabacco da masticare al mentolo. Proviamoci. Ok, mi sembra che il risultato finale sia abbastanza buono. Però non ho alcuna intenzione di provarlo. Beh, non è del tipo che usa Rutger di solito, ma spero che vada bene lo stesso. Oscar, ti ho portato un po' del tabacco da masticare che ti piace. Davvero? Certo, amico. Ecco. Grazie mille, Brian. Non c'è di che, amico. È a questo che servono gli amici. E noi siamo amici, vero? Certo che lo siamo. Avevo bisogno di quel tabacco come un uomo ha bisogno d'acqua nel Mojave. Stavo per finire l'ultima consegna di Saturn. Ti devo un favore. Ora l'ho in pugno. Amico! Che c'è, ragazzo? Mi serve il tuo aiuto. Che cosa posso fare per te? Beh, ecco, vorrei che spostassi un'enorme roccia. Naturalmente. Mi piace aiutare gli amici. Fantastico, andiamo. E così è questa la roccia che devo spostare, eh? Già, deve pesare una tonnellata. Pensi di poterla togliere di torno così che io possa entrare nella miniera? Questo sassolino? Naturalmente, amico, non c'è problema. Ecco fatto, va bene così? Perfetto, Oscar. Grazie, amico. Sei forte come un toro. Non c'è di che. Mi piace aiutare gli amici. Io ora me ne vado. Devo tornare da mamma Dorita, casomai avesse bisogno di me. D'accordo. Grazie di nuovo, ci vediamo. Buona fortuna e fai attenzione se hai intenzione di addentrarti in quella vecchia miniera. Davvero simpatico quell'Oscar. Sono felice che stia dalla mia parte. Bene, ora ho tutto quello che mi serve per percorrere i tunnel della miniera fino a trovare il villaggio Hopi. Entriamo.
e per una volta spero di essere fortunato. Che cosa posso dirti? Accettare la perdita di Gina non fu per niente facile. Soltanto un pensiero mi permise di andare avanti. La determinazione a svelare il mistero che circondava il crocifisso, che si era rivelato essere la chiave di una cripta sacra. Non ero troppo preoccupato per l'attraversamento di quella vecchia miniera, dal momento che avevo sempre amato la speleologia. Purtroppo non ero a conoscenza della spiacevole sorpresa che mi attendeva in uno dei suoi locali. Ah! Vedo una luce laggiù, anche se, secondo la mappa, quella non è l'uscita che conduce al villaggio Hopi. Beh, andrò comunque a dare un'occhiata. Forse riuscirò a raggiungere il villaggio passando dall'esterno della miniera. Inoltre sono stufo di andare in giro con questa dannata torcia sulla testa. Finalmente. Non vedevo l'ora di toglierla. Che cosa succede? Oh no, non sopporto queste bestie schifose. Ah! Pipistrelli! No! Aiuto! Credo che quello laggiù sia il villaggio Hopi. Eureka! Finalmente l'ho trovato! Purtroppo non sarà facile calarsi laggiù. La montagna è molto ripida e una caduta mi sarebbe fatale. È proprio sull'orlo del dirupo. È troppo pesante. Non riesco a muoverla. Sono certo che la caverna del villaggio Hopi è soltanto qualche metro più in basso. Probabilmente era una delle travi che sostenevano i tunnel della miniera. Ok. Il legno è in buone condizioni. Potrebbe tornarmi utile. Ma guarda cos'era nascosto sotto il legno. Deve essere una sorta di attrezzo minerario, ma manca l'impugnatura. Va bene. Se trovassi un'impugnatura adatta, mi potrebbe fare comodo. Non l'ho neppure notato quando sono uscito di corsa dalla miniera. È senza dubbio uno dei minatori di James Douglas, ucciso dagli indiani Hopi. Non mi piace l'idea. È come depredare una tomba, ma... non ho altra scelta. Un osso potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno. Questo femore è leggermente scheggiato. Credo che sia proprio quello che mi serve. Certo, immagino che il femore potrebbe rivelarsi un'ottima maniglia. Ottimo, è fissato saldamente. Non è inchiodato a dovere, c'è un pezzo che fuoriesce dal legno. Non ci riuscirò mai a mani nude. Ok, tirerò fuori il chiodo. È piuttosto lungo, potrebbe tornarmi utile. Di sicuro questa è opera degli Hopi. Sì, legando qui la corda potrei calarmi fino al villaggio Hopi, ma quella roccia non mi sembra molto sicura. Non credo che reggerebbe il mio peso. Va bene, lo fisserò al suolo in un punto resistente, in modo che si fissi a dovere. Fatto. Credo proprio che reggerà. Avanti. La corda deve essere ben fissata al chiodo. Fatto. E ora facciamo un po' di alpinismo. Non c'è problema. Era un grande scalatore ai campeggi estivi.
Gina! Brian! Non riesco a crederci, sei viva! Come hai fatto ad arrivare qui? È una lunga storia. Quando sono caduta in quel buco, ho sbattuto la testa e sono svenuta. Non so quanto tempo sia passato prima che mi svegliassi. Quando ho ripreso i sensi, ero immersa nelle tenebre e quando ho provato a muovermi, mi sono accorta che ero ferita a una gamba. A fatica mi sono trascinata a carponi attraverso i tunnel della miniera, cercando una via d'uscita. Fino a che, quando pensavo di non farcela più, ho visto la luce in fondo a una galleria. Riuscivo a vedere il sole alla fine del tunnel, così mi sono fatta coraggio e ho ripreso ad avanzare. Quando sono uscita dalla miniera, mi sono trovata davanti quell'enorme statua là in fondo. Non ti dico che paura. Però mi sono ripresa e ho oltrepassato tutte quelle strane rovine, fino ad arrivare qui. È stato orribile capire che mi trovavo al centro di un canyon roccioso e che non sarei mai riuscita ad andarmene da qui con la gamba in queste condizioni. In verità, ero certa di essere destinata alla morte, almeno fino a quando non sei arrivato tu. Oh, Brian, non sono mai stata così contenta di vedere qualcuno. Adesso però dimmi, tu come hai fatto a trovarmi? Beh, in realtà ti ho incontrato per puro caso. Dopo che sei caduta nella voragine, ti ho dato per morta e ho giurato di svelare il mistero del crocifisso. Ecco come sono finito qua giù. Queste sono le rovine di un villaggio Hopi. Dall'altra parte di questo canyon deve esserci la sacra cripta degli indiani. Il crocifisso è in realtà la chiave che permette di entrare nella cripta. È stupefacente! Come hai fatto a scoprire tutte queste cose? Ti racconterò tutto più tardi. Per adesso andiamocene da qui e troviamo qualcuno che curi la tua gamba. No, no, aspetta. Sono sicura che per te non è stato facile arrivare fin qui. Non ce ne andremo prima di aver svelato il mistero del crocifisso. Io posso resistere ancora un po', non ti preoccupare. Per favore, raggiungi quella cripta. Ma tu devi andare da un dottore e, cosa ancora più importante... No, Brian, davvero. Lo devo a mio padre. Fallo per me. Beh, d'accordo. Faremo come dici. Tu resta qui e non muoverti. Risparmia le energie che ti sono rimaste per quando dovremo andarcene. Va bene, Brian. Non preoccuparti per me. Non mi piace l'aspetto della gamba di Gina. Non volevo spaventarla, ma secondo me è rotta. Dovrò trovare un modo per steccarle la gamba se voglio portarla via da qui. Ok, credo che per prima cosa sia bene trovare la cripta Hopi. Fatto ciò, mi occuperò della gamba di Gina. Ottimo. Diamo un'occhiata in giro e vediamo se riesco a scoprire qualcosa. Sì, scommetto che la cripta sacra è su quel dirupo. Accidenti. Non sarà una passeggiata. Non voglio fidarmi di quei vecchi e traballanti pezzi di legno. Beh, comunque non posso tornare indietro, per cui... andiamo. Ah, questo deve essere l'ingresso della cripta. E quel bizzarro monolito lassù deve essere una specie di porta. Immagino sia una qualche divinità Hopi. No, non riuscirò mai ad aprire l'accesso alla cripta in questo modo. Non è una semplice nicchia, è un buco della serratura. Non credo che ci entrerà e inoltre la sola idea mi fa venire i brividi. Sì, questo deve essere il modo per aprire l'ingresso della sacra cripta. Cattive notizie. La serratura del monolito è bloccata dalla sabbia. La chiave non ci entrerà. Oh, lo sapevo che non sarebbe stato facile. Non so che razza di pianta sia, ma ha dei baccelli che crescono come se fossero dei fagioli. Ok, potrebbe essere ciò che mi serve. Dal ramo pendono un paio di baccelli. Sì, penso che potrei usarlo per togliere di mezzo la sabbia. Fatto. Ora credo di poter inserire la chiave. Beh, spero che ora la chiave entri.